quanta improvvisazione c'è nei tuoi film? Molta. Io penso che l'80% di risate che il pubblico si fa sui miei film nasca da improvvisazioni, proprio, ma non durante le prove, durante la ripresa della scena. Questo vuol dire che mi piace il copione, ho un bel feeling con gli attori, mi sto divertendo, e divertirsi è la cosa principale, perché se poi cominci a pensare a quello che un film costa, ai soldi che stai manovrando, a tutti i patemi d'animo, bisogna prenderlo come un gioco, seriamente, seriamente, ma come un gioco. Pro e contro del cinema italiano di oggi? Il contro è che manca il pubblico. Quest'anno è mancato il 48% del pubblico, è terribile. Però probabilmente gran parte di questa defezione è colpa della crisi. Chi va a mangiare una pizza con degli amici poi evidentemente non ci può caricare sopra un film, o viceversa. Mi sembra che più penalizzato rispetto al ristorante sia il cinema. Però non ce ne sono, purtroppo. Non ne trovo, però. Che ogni tanto esce fuori qualche bel film, per merito sempre Garrone, Sorrentino, Virzì. Mi sono compenso di essermi comportato bene anch'io con Posti in piedi in paradiso. Ho preso diversi nastri, quindi il film è piaciuto. Però auguriamoci che torni un po' più di pubblico al cinema, se no è un danno per tutti, è un danno per l'industria. Tra Mario e Sergio Leone, qual è il padre, qual è stato il padre più severo? Mio padre è stato il più severo, però anche il più divertente, era anche il più divertente di Sergio Leone. No, mio padre è stato tutto, la persona che mi ha veramente formato. Mi ha seguito in silenzio, ha tifato in silenzio, non si è mai esposto, è sempre stato un uomo molto sobrio, discreto, un padre però pieno di vita, pieno di passioni, quindi per me è stato molto importante.